Ma che nicchia? Siamo a Milano, sì. Ma che bella. Yeah. Ah no, ma qua c'è il Fiumiciattolo. C'è il fiume Rodano, non il Fiumiciattolo. Ah, c'è il Rodano qui. Buongiorno nomadi, benvenuti a Avignone. Oggi ci siamo parcheggiati, andate via la nebbia. Oggi ci siamo parcheggiati in questo campeggio perché qui ad Avignone è impossibile parcheggiare. Abbiamo fatto una perlustrazione, non abbiamo trovato nessun posto. Non è che ci fidiamo tanto di lasciare il camper in giro perché abbiamo paura che ci fottano cose. Quindi per la modica cifra di 4 euro abbiamo lasciato il camper qua dentro parcheggiato per 4 ore e compreso possiamo farci il riempimento dei serbatoi dell'acqua. Quindi secondo noi è un buonissimo prezzo. Siamo più sicuri di lasciare qua il camper visto che adesso ci andiamo a fare una bella passeggiata per Avignone. Il ponte di Avignone che alle mie spalle si protende proprio sul Rodano, che è il fiume leggendario che attraversa Avignone, e un tempo collegava le due rive. Poi il fiume continuava a buttarlo giù e alla fine è rimasto monco a metà. Il ponte è al centro di una leggenda famosa. Si dice che un giovane arrivato ad Avignone aveva in consegna da Dio la costruzione di questo ponte. Gli avignonesi dissero: bene, se tu riesci a gettare il primo enorme masso che dà la base al ponte, allora potrai costruirlo. E così fu. Il ragazzo ci riuscì in maniera del tutto misteriosa. Se avete studiato francese alle scuole medie come me, sapete che su questo ponte c'è una famosissima canzoncina. Infatti mi sono emozionata quando finalmente ho visto il ponte di Avignone, e la canzoncina fa così: sur le pont d'Avignon, l'oni danse, l'oni danse, sur le pont d'Avignon. Stringi, 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 che qua viene a piovere. Siamo messi a bere un caffèrino in questo baretto qua dentro ad Avignone, però sono un po' preoccupato del prezzo finale di un croissant e un espresso. Spero non ci tirano una bella legnata. Volevo assaggiare qualcosa di tipico, cioè siamo qua da 10 giorni in Francia ancora di tipico, il croissant. Croissant è qualcosa di tipico che mi posso permettere. Gli italiani proprio non ce la possono fare. Quindi vediamo. Vi sapremo dire. Assaggiamo questo croissant. Buono, bello burroso. Un po' piccolino, però buono. Assaggiamo anche questo buon espresso. Insomma, pagato per un caffèrino e un croissant la bellezza di 3,20 euro. Vabbè dai, neanche tanto. Ci sta. Trionfo del gotico. Qua dentro c'è la bella e la bestia, mi sa. Ho trovato una cosa per te. E l'ho visto cosa hai trovato. Che l'ho trovato anch'io. I libri di Barbara. Però saranno in francese, ovviamente. Sì. Però bella l'idea. Thank you.
Hello. Dolce. Nuga. Nuga. I understand. Where are you from? Italy. Italy. È turrone allora? Sì, esatto, il torrone. Il turrone francese, non c'è del zucchero, solo miele. Solo miele, mizze, cavolissimo. Allora, questo rimane morbido. Morbido, esatto. Sì, sì. Allora, questo è il classico, è burro salato e caramella, fragola, cioccolate e nuts. Sì, ok, arachidi. Questo è il morbido. Anche noi in Italia li fanno sia duri che così morbidi. Sì. Ma questo è miele, della lavanda. Oh, è buonissimo, caspita. Sì. Grazie della spiegazione. Prego. Ciao, buon lavoro. Buongiorno. Ciao. Ehi, tu. Ti devo dire una cosa. Un francese che parlava in italiano. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, sorry. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Hola, qui tal? Italiani? Sì, yes. Allora, assaggiare. Tutto della casa, albaricocche e mela e cannella. Mela e cannella? Sì. Grazie. Com'è? Buono. Tutto della casa. Guarda quante cose buone anche di qua. Dove ci stiamo? Mamma mia. Buonissimo. Il cioccolato cookies. Siamo 20 euro fa. Allora, ne prendo una di queste, due di queste con la mela, queste con l'orange. Pigliane uno, magari ne facciamo, ce lo dividiamo in due questo qua. Ok. Ce ne piglio due. E uno la cannella, dai. Direi anche basta tu. Sono 20 euro. Negozio meraviglioso. No, bello, bello, molto, sì. Bello simpatico. E città. E Sicilia. Sicily. Wow! Vicino a Palermo. Quindi? Sì. Catania. Catania. Merci beaucoup. Ciao. Ma quanto siamo felici. Mangiamo. Vabbè dai, non abbiamo pagato tanto. No, abbiamo pagato 8 euro di biscotti. Ne abbiamo preso 2, 4, 5, 6, 6. Vabbè, sì, vabbè, facciamo più o meno un euro a biscotto. Sono anche biscotti un po' particolari. Sono fatti in casa, quindi ci può anche stare. Siamo nel centro di Avignone. Io mi mangio una alla cannella. No. Lo dividiamo? No, non mi va adesso. Adesso c'è un pezzettino. Facciamo così. Buoni. Però la signora era pure simpatica. Molto. La signora ci ha detto che ama la Sicilia. Sì. Come fai a non amarla? Fatti vedere quanto sei piccolina rispetto alla chiesetta. Mamma mia! Guardate, Barbarella! È gigantesca! C'è la mostra di fotografica di Sebastião Salgado. Andiamo a vedere. Che adoro. Fa delle foto, raga, andatele a vedere perché sono una roba. Andiamo a vedere quanto costa l'entrata. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Scusatemi, tolgo la mascherina, tanto non ho nessuno intorno. Stiamo visitando la mostra di Salgado all'interno del Palazzo dei Papi di Avignone. La mostra è stata un qualcosa di veramente allucinante. Ci ha portato dietro nel tempo. Sembra di essere stati in un altro mondo. Le fotografie, l'allestimento era molto bello. Le fotografie erano gigantografie. E siccome Salgado fa tutte immagini di natura, molte dall'alto, perché fotografa l'Amazzonia, era proprio un'immersione totale in questo mondo. Siamo un po' scioccati. Bello, veramente, ragazzi. Andate a vedere. Se vi capita anche nel vostro paese la mostra di Salgado, andate a vederla perché ne vale la pena. Sì. Cioè, tutti i soldi spesi ne valgono ogni centesimo. Sono le luna di pomeriggio e c'è una gran fame. Stiamo andando a uno dei mercati più famosi qua ad Avignone, giusto? Mais oui. E andiamo a vedere se riusciamo a trovarlo ancora aperto, perché dice che tra poco chiude, quindi... Ma com'è che fa a chiudere un mercato alle 2? Come? Non lo so, comunque muoviamoci perché sennò poi presto. Non mangiamo nulla.
raga, il mercato al coperto. Les Halles. Giardino verticale, sì. A Milano abbiamo il bosco verticale e qua abbiamo il giardino verticale. Le esce della frutta, sì. La più picciola entra con noi, vedi? La picciola. Qui sono tipo frittate. Ma che buono. Guarda quanti formaggi che fanno qua in Francia. Magari assaggerei uno a uno. D'altronde non sono i mercati come quelli asiatici, dove ti puoi divertire a mangiare di tutto e di più. In realtà più che ci aspettavamo un food court, quindi un posto dove c'erano tanti ristoranti, in realtà è proprio un mercato. Ci sono le salumerie, il pescivendolo, quello che vende la frutta, la verdura. Vediamo se troviamo qualcuno che fa dei panini. Vediamo, dai. Allora, alla fine, gira e rigira, abbiamo trovato un panino, 5,60 euro, freddo, ghiacciato, perché non grigliano. E vabbè, ce lo dividiamo. E poi abbiamo preso anche un panuzzo alla boulangerie. Semplice. E ci arrangiamo così, perché i ristoranti sono onestamente troppo cari, non abbiamo voglia di cose scicchettose. Per mangiare poco, poi. Mangiamo poco, panino al volo mentre rientriamo in camper e pronti per la prossima tappa. A Marlino è dentro questo campeggio gigante che ora vi mostreremo. È un po' vecchiotto, però è una buonissima posizione perché voi lasciate qua il camper e di là c'è Avignone, la città in cui siamo stati. Bisogna solo attraversare questo ponte che vi accompagna direttamente in città. Allora, noi ci hanno fatto parcheggiare qui di fronte alla città, diciamo, con vista a fiume. Questo è l'ingresso del campeggio. C'è l'ufficio informazioni dove potete pagare l'ingresso al campeggio. Poi qua c'è un piccolo ristorante, adesso è chiuso, penso per la stagione, però qua c'è un bel ristorantino dove poter mangiare con vista fiume. Oh no, c'è qualcuno che mangia, magari è aperto. Poi, come vi dicevo, compreso nel prezzo del parcheggio, c'è anche, potete fare rifornimento d'acqua, potete scaricare i serbatoi delle acque nere, qua potete prendere l'acqua, c'è anche la canna, voi potete attaccare lì. Poi mi sembra che qua c'era addirittura la canna per poter, ah, esatto, qua, per poter riempire. Adesso veniamo qua, c'è anche una bella pressione, quindi adesso veniamo qua e facciamo pieno al Marlino. Però dai, tutto sommato non è male, eh. Qua c'è un baretto, qua si può fare anche le lavatrici. 8 kg, 5 kg, per il 50 la quella da 5 kg, non male, non male. Quella da 10 kg, 6,50 euro, dove si asciugano i panni, 5 minuti 50 centesimi, 20 minuti 2 euro, buono. E qua c'è il posto dove poter aspettare giocando al flipper, a calcetto. Cavolo, è pieno di camper, pieno. Adesso io vado a fare i bisognini. Enormi, la miseria. Dunque, per uomo maschietto, dove è il maschietto? No, sa che non è di qua. Ciao ciao Avignone, bella città davvero, bellissima, ci è piaciuta un sacco, meta imperdibile.